Secondo te si può dire che diciamo è una prospettiva Bremer? Comunque sono già due o tre campionati consecutivi che chi come me lo ha preso a fan da calcio conosce le sue prestazioni, diciamo, sta facendo che io benissimo. Non la penso un po', la penso come Enzo. Credo che l'Inter sia rimasta fregata, ma fregata nel senso che purtroppo non è riuscita a concludere in tempo alcune cessioni, sia per quanto riguarda Bremer, sia per quanto riguarda Dybala. Non è riuscita a risolvere cessioni sia di Sanchez, che ha un ingaggio alto, e non è riuscita a piazzarlo da nessuna parte. Ovviamente Dybala l'avrebbe preso se riusciva a sbarazzarsi di Sanchez, e non è riuscita in tempo, e gli è stato soffiato. Stesso discorso con Skriniar, perché penso che avrebbero firmato subito per vendere Skriniar a 70-80 milioni, per poi prendere uno che secondo me non ha nulla di meno di Skriniar, che è Bremer, a metà prezzo. Quindi avrebbero fatto un'ottima plusvalenza a livello di mercato, a livello economico, ma non gli è andata bene perché i soldi che volevano non gli sono quindi arrivati in tempo. Che la piazza del Torino e dell'Inter sono uguali. Le competizioni che ha giocato, no, l'Inter, però, discorso, no, non c'entra. Vabbè, Skriniar viene dalla Sampdoria alla fine, non è che De Ligt te la gioca nell'Ajax. Ma De Ligt ha dimostrato, il gioco della Juve era diverso da quello dell'Ajax. No, secondo me senso, si troverà molto molto non meglio per al Bayern. Un giocatore che fa un paio di annate buone è pronto per la piazza dove va. Vabbè, Bremer ha dimostrato personalità. Ha dimostrato personalità, scelta di tempo, qualità. Nell'uno contro uno è uno dei migliori. Le piazze sono sempre diverse. Molti giocatori acclamati. Senza dimenticare, poi proprio in chiave fan da calcio. Comunque è uno dei difensori che ogni calcio d'angolo, calcio piazzato, comunque sale sempre a battere di testa.